Ben ritrovati, eccoci di nuovo insieme con il Salmo 116. Il Salmo è il ringraziamento di uno che è scampato da un gravissimo pericolo. Sente ancora dentro di sé l'angoscia che ha attraversato e che ha superato con l'aiuto del Signore. Ecco cosa ci dice il segno dell'Ariete. Chi si affida a Dio non resta deluso. Toro. Il Signore ascolta la supplica di chi a Lui si rivolge in una dichiarazione d'amore. Gemelli. Quando ti avvincono i lacci degli inferi, invoca il Signore. Egli ti libererà. Cancro. Il Signore è pietoso e giusto, ha compassione della sua creatura. Leone. Se dalle tue labbra sfuggono espressioni di dolore, non ti sfugga mai una parola di sfiducia in Dio. Vergine. Nel momento del bisogno e del pericolo, non confidare mai nella potenza dell'uomo. Bilancia. Dopo aver superato il pericolo nel nome del Signore, riprendi lietamente il cammino della tua vita. Scorpione, nelle assemblee dei fedeli, glorifica il Signore per grazia ricevuta. Sagittario, consacra la tua vita al Signore, offrendogliela come atto sublime di amore. Capricorno, il Signore non ama la morte dei suoi persecutori, ma che si convertano e vivano. Acquario, il servo è l'amico di Dio, colui che serve conosce Dio. Pesci, tu sei il mio Dio, il mio Signore, il mio tutto. La mia vita ti appartiene poiché tu solo la sai custodire e amare. Come abbiamo notato in questo salmo, preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli e mai permetterà che essa avvenga a gaudio dei suoi nemici prima del tempo da lui prestabilito. Quindi abbiamo fiducia nel Signore che Egli ci libererà da tutti i pericoli della vita. Vi lascio con questa meditazione, ci risentiamo alla prossima settimana. Salve a tutti!